Scattare in JPEG oppure in RAW? Questo è il dilemma. Ciao, sono Ale e benvenuto sul mio canale. Nei video precedenti in cui ho mostrato la tecnica del light painting o come realizzare degli scatti in stile commerce, ho consigliato di scattare in RAW. Qualcuno mi ha giustamente chiesto se io scatto sempre in questo formato o se scatto anche in JPEG, e a questo punto, per chiarezza, mi sembra il caso di dedicare un video all'argomento. La cosa credo che possa interessare anche altri, perché prima o poi, nella vita di un fotografo, bisogna farsi la fatidica domanda: ma queste foto le scatto in JPEG o in RAW? Sicuramente hai già provato ad informarti, ma come purtroppo spesso capita, hai trovato pareri discordanti. Molto discordanti. Lo zio Peppino ti infama solo per aver fatto la domanda, perché lui scatta solo in JPEG. La cosa sembrava averti convinto, se lo dice zio Peppino, fin quando non ti sei accorto che adesso anche alcuni smartphone permettono di scattare in RAW. Così hai chiesto online in quel famoso blog e il solito espertone di turno dichiara che solo con i RAW puoi ottenere un risultato davvero pro, perché non c'è confronto. I colori, la definizione, la gamma dinamica, bla 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 e bla. A questo punto sei confuso come dopo 12 ore su un interregionale di Trenitalia. Che fare? Innanzitutto dobbiamo capire che cos'è un RAW e che cos'è un JPEG. Partiamo dal RAW, che non è altro che una parola inglese che vuol dire grezzo, nel senso di non lavorato. Con questo termine non si indica un file specifico, ma una famiglia di file. Ogni brand ha infatti il suo proprietario, che altro non è che un file, come fa intuire il nome, che contiene le informazioni che arrivano dal sensore senza nessun tipo di elaborazione, appunto grezzi. Il JPEG invece è un acronimo e indica un tipo di file dove le informazioni vengono elaborate per generare un'immagine che sia un compromesso tra le dimensioni e la qualità. Da qui appare subito chiaro la prima differenza fra i due. Il RAW non ha perdita di informazioni perché i dati del sensore vengono semplicemente registrati, mentre il JPEG fa parte di quei tipi di file che si definiscono compressi, dove cioè l'elaborazione dei dati ne prevede una perdita. Messa così, verrebbe da pensare, chi è quel babbo di quel fotografo che non utilizza sempre la massima qualità? Il discorso non è così semplice. Per avere tutto più chiaro, analizziamo i pro e i contro di entrambi. Partiamo dalla dimensione del file. Dipende dal tipo di compressione del JPEG, per cui è impossibile stabilire una proporzione fissa, ma diciamo in via generica che un RAW pesa 3 volte un JPEG. Il numero di informazioni ovviamente fa la differenza. Questo vuol dire che con i RAW il vostro spazio di archiviazione dovrà essere maggiore, le vostre schede di memoria più capienti e tutto questo si traduce in un costo maggiore e in tempi di trasferimento più lunghi dei file. Chiaramente, come ho spiegato prima, la differenza di dimensione risiede nel fatto che il file RAW possiede molti più dati rispetto al JPEG e questo vuol dire maggior qualità del file, soprattutto maggiore profondità colore e maggior gamma dinamica, che si traducono nella possibilità di poter correggere le fotografie col minor degradamento possibile dell'immagine. Operazioni come schiarire le ombre, correggere il bilanciamento del bianco, eccetera, diventano più semplici e danno risultati decisamente migliori, a patto ovviamente di avere un computer aggiornato che gestisca l'elaborazione con la dovuta potenza, altrimenti si rischia di invecchiare in attesa di convertire tutte le foto. Eccolo, è arrivato! È il momento di cliccare like al video e di iscriversi al canale. Coraggio! E dai! Un altro aspetto da tenere in considerazione è il tempo di editing. A guardare ad un primo impatto, il JPEG francamente sembra migliore. Maggiori contrasti, colori più vividi, maggior nitidezza. Tutto questo sembra contraddire quello che ho detto finora, e cioè che il RAW è un file di qualità maggiore. In realtà il RAW appare spento perché ancora non è stato processato. È ancora un file neutro, senza che sia stata presa nessuna decisione su come debba apparire alla fine dell'elaborazione. Nel caso del JPEG, invece, sarà la nostra macchina fotografica a scegliere per noi, secondo dei parametri stabiliti. È vero, limitandoci nelle scelte, ma facendoci guadagnare tempo. Infatti, per sfruttare tutte le potenzialità di un RAW, dovremmo analizzare e poi elaborare singolarmente un'immagine, e questo ovviamente richiede una quantità di tempo da tenere in considerazione. Dobbiamo poi anche considerare l'aspetto pratico. Per visualizzare e convertire in un altro formato un file RAW, avremo bisogno di un software dedicato, come Camera Raw, Lightroom, RAW Therapy, Capture One, eccetera.
Diversamente, il JPEG è un file che è già pronto per la condivisione, per la pubblicazione online ed eventualmente per la stampa. Se con il RAW dovremo convertire ogni singolo file, con il JPEG saremo in grado, appena dopo lo scatto, di inviare i file a qualcuno, di stamparli immediatamente, magari connettendoci direttamente con la stampante, oppure di realizzare una preview seduta stante senza dover convertire nulla. Un altro aspetto da considerare, dove c'è molta differenza, è la frequenza di scatto. La dimensione inferiore dei file JPEG, infatti, ci permette di mantenere la raffica di scatto per più tempo senza rischiare che il camera buffer raggiunga il limite e rallenti la frequenza di scatto. Quindi, in sostanza, RAW o JPEG? Avrete già capito che non ha senso porsi la domanda se scattare in RAW o JPEG, ma piuttosto quando scattare nel primo formato o nel secondo. In linea di massima, scattare in RAW vuol dire migliore qualità e più margine di elaborazione e di conseguenza meno margine di errore, ma di contro più tempo per la selezione e elaborazione e hard disk più capienti. Scattare in JPEG invece vuol dire rinunciare un po' alla qualità, in cambio però di meno post-produzione, della possibilità di utilizzare gli scatti fin da subito e di meno spazio sull'hard disk. Alla fine però la decisione spetta solo a voi e non vi consiglio di fossilizzarvi in prese di posizione arcaiche o seguire a tutti i costi i consigli del forum Batte la Pesca. Ogni situazione è a sé stante. Ad esempio, se state fotografando il compleanno di nonna Cesira e volete fare 1000 foto allo zio Peppino ubriaco, sarete solo voi a decidere quanta voglia, tempo in termini di fotoritocco o spazio sul vostro hard disk volete dedicare all'evento. Se scattare a raffica la partita di calcetto dell'oratorio oppure la finale della Champions League, è vostra la decisione se privilegiare la qualità a tutti i costi e rischiare di perdere i momenti salienti o abbassare la qualità e avere potenzialmente lo scatto nel momento ideale. Vi hanno commissionato la produzione della campagna pubblicitaria della Nike? Avete deciso di scattare in JPEG e consegnargli le foto appena finita la sessione? In bocca al lupo. La scelta però può anche dipendere dalla vostra conoscenza del software di elaborazione o dalla vostra macchina. Alcune fotocamere, come le Fuji ad esempio, hanno per il JPEG delle simulazioni della pellicola particolarmente interessanti, che danno immediatamente carattere alle immagini. Magari potreste ottenere il risultato che cercate senza dover a tutti i costi post-produrre successivamente sul computer. Diventa quindi importante capire come sfruttare al meglio i vostri preset. Come al solito però, non è tutto bianco o nero, ma ci sono delle vie di mezzo. Ad esempio, se vogliamo trovare un compromesso tra ridurre la qualità e non intasarci l'hard disk, nelle macchine che lo consentono possiamo scegliere, per i RAW, una compressione senza perdita di qualità, oppure una normale compressione e ridurre la profondità colore da 14 a 12 bit, in modo da avere dei file con dimensioni più contenute e risparmiare spazio. Oppure, non solo per chi ha le prime armi, un altro metodo è quello di scattare contemporaneamente RAW più JPEG e successivamente, in fase di selezione, scegliere se utilizzare il JPEG o elaborare il RAW. Spero che il video ti sia tornato utile. Se avete altre domande e volete raccontare le vostre esperienze, scrivetelo nei commenti e ricordate sempre che in fotografia l'attrezzatura vale meno della conoscenza. Alla prossima! One take one. Scattare in JPEG o in RAW? Questo è il dilemma. Scene 2, take 2. Scattare in JPEG? Scattare in RAW? Questo è il dilemma. 5, take 1. Ai 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 ai. Scattare in RAW o scattare in JPEG? Questo è il dilemma. 9, take 3. Scattare in JPEG o in RAW? Questo è il dilemma. 11, take 7. Come dobbiamo scattare? In JPEG o in RAW? Slate 5, take 1, pick up. Ma alla fine, come dobbiamo scattare? In JPEG o in RAW? Bella domanda.